attacco alla Costituzione? Beh, è in corso da anni un assedio alla Costituzione, come è stato scritto dai padri costituenti. Il paradosso è che in tutti questi anni, quando Berlusconi era alla guida dell'esecutivo, del governo, si è creata un'opposizione al Parlamento e fuori dal Parlamento che ha bloccato questi attacchi. Il paradosso è che rischia di riuscire l'attacco alla Costituzione nel momento in cui invece il governo è guidato da un esponente di un partito come il Partito Democratico di centrosinistra. Allora il rischio è grave, infatti io parlo di emergenza costituzionale, un'emergenza costituzionale attorno al progetto di riforma di tipo presidenzialista che determinerebbe un accentramento dei poteri nell'esecutivo a discapito dei poteri di controllo, Parlamento e magistratura. Sensibilità nuova, un senso nuovo, che significa significato nuovo alle parole, dare un senso effettivo e reale alla parola democrazia, alla parola partecipazione. Però in merito a questo il suo ruolo, anche se non vuole leaderismi, quale sarà e l'obiettivo a breve e medio periodo, al di là della costituzione dei comitati sul territorio, di Azione Civile? Beh, il movimento è appena nato, in una fase diciamo di prima crescita e conseguentemente sono ancora, non abbiamo neanche una vera e propria struttura ben definita e ben delineata. Per il momento ho fondato questo movimento e lo guido, lo porto avanti. Io prevedo che una volta completata la fase dell'adesione, che è appena iniziata, appena avremo un buon numero di aderenti, ma stanno crescendo a vista d'occhio quotidianamente, si andrà verso un'assemblea costituente in cui approvare statuto e regolamento e si passerà poi con metodo democratico all'elezione dei vari rappresentanti locali e nazionali. Lei accetterebbe il ruolo di leader del movimento? Lo accetterebbe il ruolo di leader se uscisse da questa assemblea nazionale? Io, se si chiedono le premesse, ovviamente sì.